La salute viene mangiando è il titolo dell'incontro promosso e organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi Sezione di Fermo, con il supporto della Camera di Commercio di Fermo. L'appuntamento presso il ristorante La Storiella di Lapedona ha richiamato l'attenzione di moltissimi tra ristoratori e imprenditori del settore alimentare, ma anche tanti appassionati di cucina, sempre più attenti, questi ultimi soprattutto, a scoprire tutti i segreti del mangiar sano, sempre con gusto. Al tavolo dei relatori, guidati da Sandro Pazzaia, chef di grande fama, nonché presidente dell'associazione Chef del Fermano, anche il dottor Massimiliano Petrelli, medico chirurgo, endocrinologo presso l'ospedale regionale di Torrette e docente di nutrizione clinica presso l'Università di Urbino. E lo chef Gregory Nalon, Lean Food Manager. Due ore di incontro hanno tenuto le oltre 100 persone presenti incollate e attente a digerire i consigli importanti, talvolta in controtendenza ma sicuramente rivolti al futuro, dei vari relatori, ognuno su aspetti della cucina, della gestione e dei cibi. Chef Pazzaia è un inarrestabile organizzatore e catalizzatore ed è stata sua l'idea di proporre un incontro con questo titolo. Un appuntamento, uno dei tanti organizzati da lei, dal titolo La salute viene mangiando. Come? E che cosa è venuto fuori da questo incontro? Beh, è venuto fuori un dibattito estremamente interessante, prima di tutto perché abbiamo avuto la fortuna di avere due relatori di grande spessore a livello nazionale, preparatissimi, e ci hanno illustrato che queste tendenze carnivore, vegetariane o vegane sono intersecabili e promiscue, allora possono portare una salute. Qualora ci nutriamo solamente di una tipologia, rischiamo di creare dei grossi scompensi. Quindi è un po' come tornare alle origini, come facevano i nostri anziani, come facevano prima ancora gli antenati, cioè mangiare poco di tutto è il miglior modo per mangiare sano. Perfetto, ha centrato proprio il motivo di questo incontro, far capire che probabilmente che i nostri avi, con molta meno cultura, ma sapevano alimentarsi molto più equilibratamente di noi, tanto che il nostro territorio è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità della dieta mediterranea, dove degli grandi studiosi e lo scienziato Case ha constatato un indice di colesterolo bassissimo perché queste persone sapevano alimentarsi e distribuire durante la giornata i pasti che alimentavano durante la giornata, distribuirli equamente dalla colazione, il pranzo e la cena. Il problema probabilmente sono gli usi e i costumi. Oggi non siamo più abituati a mangiare così. Come si può ritornare alle origini? Beh, da un concetto abbastanza semplice. Se noi riusciamo a capire che il più grande capitale che possiamo possedere è la salute, questo ci deve far riflettere di distribuire, oltre che nella scelta delle materie prime che la nostra natura e la nostra terra ci dona in maniera eccezionale perché abbiamo delle eccellenze uniche, distribuire durante il giorno e curare durante le fasi di cottura queste materie prime affinché arrivino sul piatto in maniera più naturale possibile. Gregory Nalon, lo chef veneto ospite delle tante iniziative di Pazzaglia, ha invece spiegato come un modo corretto di cuocere i cibi faccia la differenza sulla valorizzazione degli stessi, sulla riduzione dei condimenti e sul mantenimento di tutte le proprietà benefiche che essi contengono. Noi possiamo avere il chilometro zero, possiamo avere il miglior prodotto pescato, possiamo avere il pesce vivo, possiamo avere la carne, possiamo avere quello che vogliamo, il miglior prodotto al mondo, ma se sbagliamo una cottura abbiamo rovinato quel prodotto. Se abbiamo un extravergine d'oliva spettacolare e lo bruciamo in padella abbiamo rovinato un extravergine d'oliva. Quindi non sempre chi utilizza prodotti di altissima qualità dà al cliente un prodotto eccezionale. Ci vuole la qualità in assoluto, sapere cosa hai davanti, come trattare il prodotto e nell'insieme esce un qualcosa di straordinario. Questo fa la differenza tra ristoranti e ristoranti. C'è stata una platea di ristoratori, di imprenditori del settore, ma anche una platea anche di appassionati di cucina. Che cosa ti senti di consigliare prima di tutto agli appassionati e invece che cosa suggerisci ai ristoratori?
agli appassionati c'è da dire a volte anche poco, perché sono più preparati di alcuni ristoratori. L'appassionato ti segue ed è l'appassionato che arriverà a chiedere al ristoratore: voglio quella cottura. Perché quando tu prendi una verdura alla griglia, dove io te la faccio in pochi minuti, col 90% di olio in meno, 90% di sale in meno, e te la faccio assaggiare a te casalinga, a te appassionato, tu stesso chiederai al tuo ristoratore: ma io non voglio quella verdura alla griglia bruciacchiata e piena d'olio. Quindi se i ristoratori non capiscono di adeguarsi ai tempi con le tecnologie, le conservazioni corrette, mantenimento, le giuste cotture, prima o poi arriverà il cliente, e quando arriverà il cliente, se non siete pronti, sarà un casino. Il professor Petrelli invece ha spaziato tra tutte le varie diete esistenti, le abitudini moderne e gli estremismi degli ultimi anni, esponendo in modo molto interessante la tanto snobbata teoria del buonsenso, ovvero quel modo di approcciare le cose che costantemente rischia di diventare banale, ma che in pratica salva la vita. Unico dogma? Il sale una volta al giorno e solo sulla pasta, non più di 3 grammi a testa. Ma lei è vegetariano, vegano o carnivoro? Tutti e tre contemporaneamente, e nessuno dei tre, perché io sono onnivoro, così come ogni Homo sapiens sapiens dovrebbe essere, proprio perché la nostra biologia, i nostri enzimi digestivi nelle epoche evolutive si sono specializzati in alcune cose ma ne hanno perse altre, e quindi dobbiamo approfittare di alcuni nutrienti contenuti nella carne, sono importantissimi e sono contenuti solo nella carne. Così come dobbiamo assolutamente aumentare la quantità di frutta e verdura che nella nostra dieta frenetica, moderna, contemporanea, quantità che dicevo sono diventate troppo esigue. Quindi la giusta alternanza porta a una corretta nutrizione. La carne rossa fa male? Sì, se la mangio tutti i giorni fa male, ma altrettanto sbagliato non mangiarla mai. 2 volte a settimana è la dose giusta, alternandola con altre 2 volte il pesce, altre 2 volte il latte derivati, l'uovo 1 volta a settimana. La settimana è finita, tutti i giorni ho mangiato proteine ad alto valore biologico, e ogni giorno con ogni alimento ho introdotto anche altri alimenti, perché le proteine sono importanti, ma ciò che circonda le proteine è più importante. La carne rossa mi dà il ferro, il pesce mi dà il fosforo, e potremmo proseguire per ore e ore. Qual è la vera cultura? La vera cultura che dobbiamo recuperare è quella dei nostri nonni. Una cultura che dava il giusto tempo alla preparazione del cibo e al mangiare. Si mangiava tutti insieme e si mangiava lo stesso cibo, una sera una cosa, la sera dopo un'altra, ma non possiamo assolutamente fare, come purtroppo sempre più spesso accade, che la sera a cena la madre mangia una cosa, il padre un'altra, il figlio maschio un'altra ancora e la figlia femmina il quarto piatto completamente diverso. Per noi esseri umani il mangiare non è solo nutrimento, è anche socializzazione, c'è tutto un aspetto psico-emotivo che porta ai disturbi del comportamento alimentare, cosa in continuo aumento nella nostra società. O privilegiamo la frenesia, il business e la carriera, o iniziamo a pensare alla nostra salute, perché il corpo non dimentica, la mente dimentica, le mode passano, ma i danni che noi facciamo al nostro corpo rimangono. L'appuntamento non poteva concludersi in altro modo, ovvero degustando le specialità locali con un menù vario e dell'ottimo vino. Il tutto cucinato e servito dai professori e ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Sant'Elpidio a Mare e dallo staff della Storiella. Anche il sindaco di Lapedona ne è rimasto entusiasta. Va sottolineata anche l'importanza e la valenza di questi incontri, il giusto taglio che viene dato, perché è rivolta sì a un pubblico, diciamo, di professionisti che possono essere gli chef, però il taglio è anche per il pubblico, comunque i consumatori, che sulla base anche di queste conoscenze che vengono acquisite in questi incontri servono anche da stimolo. Io che vado al ristorante conosco quel tipo di prodotto, sono io andare lì a richiederlo e sollecitare lo chef a fare quel prodotto che comunque è stato valorizzato in questi incontri, è stato portato a conoscenza.